Tre punti che sfumano nel finale dopo una buona gara. Al degli Ulivi la Fidelissandria viene raggiunta a pochi metri dal traguardo dal Sorrento quando già pregustava la seconda vittoria consecutiva. Meglio i biancazzurri nella prima frazione di gioco, mentre nella ripresa i campani alzano il baricentro e creano diverse opportunità. Ed è la Fidelis la prima conclusione del match dopo tre minuti con il tentativo di Nannola che raccoglie una corta respinta della difesa ospite, finito alto sulla traversa. Al sesto ci prova anche Palazzo da fuori aria, ma l'esito è lo stesso. Passano tre minuti e di nuovo il numero 17 biancazzurro ha una buona opportunità per calciare dal limite dell'area, ma il tiro è troppo debole e centrale per impensierire Scarano. Al ventesimo opportunità favorevole per Dalla Bona su calcio di punizione, traiettoria alta sulla traversa. Per registrare la prima occasione dei campani bisogna attendere il minuto 26. Cross di Cesarano e colpo di testa di Herrera sul quale si rifugia in angolo Segantini. L'equilibrio si spezza al minuto 38 per questo fallo su Tedesco in area di rigore. Dagli 11 metri va Palazzo che non sbaglia. Non si fa attendere la reazione degli ospiti che al 42esimo sfiorano il pari. Calcio di punizione di Herrera da posizione defilata e sfera che centra la traversa. Sul finire del primo tempo ci prova anche Figliolia per gli ospiti con un sinistro a giro, palla che esce di poco. Nella ripresa è il Sorrento a spingere con insistenza alla ricerca del pareggio, ma è la Fidelis ad andare vicino al raddoppio all'11esimo con Palazzo che in aria calcia di sinistro. Scarano devia la sfera al centro aria senza che nessun giocatore biancazzurro sia appostato per il tap-in vincente. Campani insidiosi al 17esimo con la palla filtrante per Vitale che si libera di un avversario e calcia con la punta del piede destro mandando la sfera al lato di pochi centimetri. Lo stesso numero 9 ospite ci riprova al 28esimo con una conclusione a giro, sicura la respinta di Segantini. Immediato capovolgimento di fronte con la Fidelis che va alla conclusione con Varriale in area di rigore, bravo Scarano a deviare in corner. Il Sorrento aumenta il forcing nella metà campo avversaria e prova a rendersi pericolosa su palla inattiva con Bonanno, conclusione a centro aria che termina alta. Il pareggio sembra nell'aria anche se è un'ingenuità di Varriale a consegnare l'opportunità dal dischetto ai campani. Herrera non sbaglia dagli 11 metri. Varriale prova a farsi perdonare con un altro siluro da fuori aria al 90esimo, ma Scarano è attento. Clamorosa l'occasione per Palazzo invece allo scadere. L'attaccante biancazzurro, tutto solo davanti a Scarano, si attarda nella battuta a rete facendosi soffiare la sfera da un avversario. Alla fine per la Fidelissandria i rimpianti sono superiori al punto conquistato.